Dunque, questo ciclo in realtà che abbiamo pensato Andrea ed io inizialmente come idea, nasce per rispondere ad una domanda che ha ravvivato le iniziali polemiche sul come impostare il centocinquantenario tra luoghi della memoria e attenzione al futuro. Per cui, in base a quella nostra attitudine a cui neanche gli storici si sottraggono, di dividerci, io ero per Bartali e questo presupponeva che fossi in totale disaccordo con chi era per Coppi, si è riusciti a dividersi, l'ho letto dai verbali del comitato che ora presiedo, dei garanti, nella fase che precede il mio arrivo. C'era una divisione piuttosto netta tra chi diceva Risorgimento, luoghi della memoria, il passato, far conoscere ai giovani che specie dopo Berlinguer non conoscono l'Ottocento, il che in parte è pure vero, nel senso che ci scivolano sopra a velocità supersonica e quindi a volte sanno più il Novecento dell'Ottocento. E chi diceva, ma il senso di un centocinquantenario è di riflettere sull'Italia che ne è uscita, l'Italia che abbiamo oggi, il che finiva per assumere anche un vago connotato politico, attribuendosi a chi stava per i luoghi della memoria il desiderio di non mettere in discussione l'Italia di oggi, che evidentemente gli sta bene, e attribuendosi a chi vuole più l'Italia di oggi che non i luoghi della memoria l'intento di criticare l'Italia com'è. Insomma, l'Italia del resto nacque così e ha continuato per 150 anni ad essere così, perché stupirsi che lo sia. In realtà, ecco, il nostro seminario noi l'abbiamo pensato dato che la mia personale opinione è che servono entrambe le cose. Sarò stupido, sarò banale, sarò ovvio, sarò simple minded, ma penso che serve conoscere il passato, per quelli che non lo conoscono e per noi stessi rifletterci, e serve in un'occasione come questa riflettere sul presente e futuro. Però siccome tutto insieme non si può fare, avevamo notato dai programmi che le occasioni di riflessione sul passato erano effettivamente più numerose di quelle che i programmi prevedevano, quando noi almeno cominciammo a rifletterci, per il passato prossimo e il futuro, e quindi abbiamo ipotizzato una sequenza di sessioni dedicate proprio al passato prossimo, e al passato prossimo, presente e futuro. Infatti il titolo, che non è il nostro, ma ce lo ha suggerito poi Giovanna Zincone, cerca di metterlo in evidenza, visiva, perché dice 100, poi più 50 numero per attrarre di più l'attenzione sugli ultimi 50 e poi punto interrogativo. Quindi il titolo è chiarissimo. Devo dire che il primo a cui io avevo pensato era un titolo almodovariano ed era Che cosa abbiamo fatto per meritarci questo? Punto interrogativo. Però parve al presidente della Treccani che non fosse adatto alla doverosa così, Solennità. serietà e solennità dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. E allora andammo a caccia di altri titoli e alla fine Giovanna trovò questo che in qualche modo zooma verso il passato prossimo e verso il futuro. Il ciclo ovviamente è diviso in temi, nel senso che in questa prima sessione i due maxi storici di cui disponiamo, ecco, in qualche modo proietteranno verso le successive sessioni le grandi gittate della storia italiana di questi decenni, mentre nelle sessioni successive approfondiremo sottotema per sottotema, in qualche modo. E se uno dovesse usare un refrain, dovrebbe dire che cosa è successo
successo e che cosa potrà succedere relativamente a economia reale, finanza e unificazione economica del paese e verso il futuro, tendenze demografiche, che sarà il prossimo in realtà, e quindi poi gruppi sociali, famiglia, prospettive dei nostri sistemi di sicurezza sociale. Quando dite ai giovani che la coorte degli ultra settantenni, cioè la mia, sarà tra pochi anni maggioritaria, questo ha un effetto abbastanza raggelante, insomma, no? Anche in termini di spesa, eccetera, eccetera. Ma quindi vedere anche questo, che cosa è successo nella scienza, nella cultura, che cosa potrà succedere e così via, insomma, secondo le linee che trovate nel programma. Ecco, più o meno il senso della cosa è questo. E alla fine vorremmo anche cercare di trarre delle possibili conclusioni che possano sinteticamente raccogliere il lavoro. Quindi io la mia parte di introduttore l'ho fatta, e chi comincia tra voi due? Andrea?